Benvenuti in un nuovo video. Oggi faccio un video haul sugli acquisti che ho fatto da Shein e in questo video andremo a fare un try on haul, cioè andrò a farvi vedere i vestiti indossati. Perdonatemi per la faccia un po' truccata, un po' no, non ho messo il rossetto perché quando mi andrò a mettere i vestiti non li voglio rovinare, quindi mi sono fatta solo la base. Questa volta ho messo un po' di correttore perché nell'altro video non l'avevo messo. Ma comunque concentriamoci più che altro sugli acquisti che ho fatto, veramente ne ho fatti tantissimi. In questo video vedremo accessori come bijou, anche per capelli, ho preso una cosa per i capelli, e vestiti, ho preso 6 vestiti. Ma prima di iniziare vi volevo invitare ad iscrivervi al mio canale, attivare la campanellina per non perdere i prossimi video, di seguirmi sui miei social come Instagram e Facebook, perché lì posto le foto delle cose che faccio vedere. Mi piace il diamond painting, perché anche il diamond painting è una mia nuova passione. Io e l'amica mia abbiamo aperto questo gruppo di diamond painting, amanti del diamond painting, dove potete postare le vostre foto, i vostri lavori, anche i video dei vostri lavori, così da poterci aiutare e sostenere a vicenda in questo bellissimo bellissima passione artistica. Poi se volete potete anche andarmi a seguire nel mio gruppo di make up, si chiama Make Up Amour. Lì potete postare le vostre foto delle vostre creazioni per quanto riguarda il make up e anche lì sostenerci per quanto riguarda tutto il mondo del make up, darci qualche consiglio eccetera. Mi farebbe tanto piacere. Se vi piace il mio canale e volete sostenerlo, qui sotto nella barra del video ci sta questo cuoricino qui con la scritta grazie. Se voi cliccate lì potete donarmi qualcosa, mi farebbe tanto piacere, così da ingranare un po' il mio canale e mandarlo avanti. Qui a fianco vi lascio un video dove vi fa vedere questo cuoricino, dove sta questo cuoricino, così potete andare a vedere quale cifra donarmi. Sarebbe veramente una bellissima idea per sostenermi. E vi ringrazio tantissimo se mi sostenete in questo modo qui, e se volete potete condividere questo video nei vostri vari social. Ma bando alle ciance, chiusa parentesi, iniziamo subito a vedere che cosa ho acquistato. Allora, primo pacchetto. Allora, in verità ci stanno le scarpe qui, 2 scarpette che erano mischiate con i vestiti, ma dato che ho aperto tutte le buste per vedere come stanno i vestiti, perché prima li ho provati per poi mettere le foto su Shein per prendere i punti, quando ho rimesso tutto dentro non ci stavano più. Quindi, allora, la prima è questa qua, dove ci stanno 3-4 cose per i bijou, una cosa per i capelli e le scarpe. Dopo le andiamo a vedere, ma partiamo dall'inizio. Vi faccio vedere intanto i bijou. Intanto li chiudo qua. Questi sono 3 bijou che ho preso. Allora, il primo è questo qui, ve lo faccio subito vedere. Allora, questa è una collanina veramente bella, ha la catenina a girocollo ed è questa. È praticamente formata da delle ali e un pendente con questa goccetta tutta cangiante, cioè una pietra cangiante. È veramente bella, a girocollo ed è piccolissima. Mi è piaciuta tantissimo quando l'ho vista sul sito. Me ne sono innamorata, cioè è stupenda, me ne sono completamente innamorata, veramente bella. Poi un'altra cosa che ho preso per quanto riguarda i bijou è questa collanina qua, veramente bellissima. Quando l'ho vista mi è piaciuta tantissimo. È una mini statement, ecco, rotta, no? Vediamo di no. È una mini statement, guardate quanto è bella, cioè questa qui è piccolissima ma è molto carina ed elegante. Ha queste pietre, anche qui vi lascerò un piccolo video dove vi faccio vedere come è fatta di preciso, ma questa un pochino si vede. Ha tutte queste pietre azzurre, verdi e blu, perfetta perché c'ho un vestito che posso abbinarci, cioè è bellissima. E ha questi appunto questi brillantini rettangolari che vanno tutti intorno al collo, questi si vanno girati intorno al collo. È veramente elegante, molto molto carina, mi piace veramente tanto, veramente bella. Non è tanto grande, quindi dà eleganza al vestito, all'outfit, ma non lo rende molto pesante.
e mi piace veramente tanto, molto molto bello. Questa collanina l'ho adorata, questa l'ho adorata tanto. Collanina. Poi l'ultima cosa di bijou, se riesco a trovarla, eccola qui, è questo set da tre orecchini. Sono veramente belli, questi mi sono piaciuti tantissimo. Sono un po' stile etnico, diciamo, ma veramente bello, con i vestiti che ho preso ci stanno benissimo. Allora, ci sta uno a forma di luna, questi qua li giro così li vedete. Allora, questi sono a forma di luna, guardate quanto sono belli, questi con le piume, ecco qua, anche qui video perché se non si vede niente, e questo qui con il mandala, bellissimi. Poi a me mi piaceva questo tipo orecchino, questo tipo di orecchino con la chiusura in questo modo qua, così, con il gancetto che si mette per così, insomma, vengono per così, cioè è sono bellissimi. Ho preso un set perché ho detto va bene, ho più scelta, magari ho vari vestiti che ho preso e posso scegliere gli orecchini da metterci, da abbinarci. Sono veramente belli, questi mi sono piaciuti tantissimo. Poi vi faccio vedere una cosa per capelli, ho preso un extension. Allora, questa qui è l'extension, eccola qua, guardate quanto è lunga, è lunghissima. E se mai, se ci riesco, vi lascio una clip dove vi faccio vedere come sta indosso, me la metterò dopo perché adesso vi faccio il video completo, magari le clip ve le aggiungo sopra. E sono lunghissimi, cioè veramente lunghi, ve lo apro così vi faccio vedere proprio la lunghezza reale. Sono 34 inch, quindi è veramente lunghissima. Allora, i capelli sono ondulati, eccoli qua. Sembrano veri, cioè sembrano i miei praticamente, che sono un po' stufosi, quindi potrebbero andare bene. Allora, è fatta così, praticamente si fa la coda, una cipollina, e poi con questa qui, mi alzo un attimo così vi faccio vedere, ha questa mollettina che si aggrappa sulla la cipollina, e poi andate ad annodare i capelli in questo modo, qua, così. E questo va nascosto dietro, poi magari con una ciocchetta di capelli andate ad arrotolare, e guardate, cioè, non so se riesco a farvelo vedere, un attimo, sposto la sedia perché ho dovuto mettermi sulla sedia, perché se mi vado a mettere sul divano mi si vede tutto. Allora, eccoli qua, cioè, guardate quanto sono lunghi, cioè sono lunghissimi, mi arrivano proprio sul sedere, praticamente sul sedere. Vorrei tanto che anche i miei capelli diventassero lunghi così, cioè sono veramente belli, cioè mi piace tantissimo. Eccomi qua, e questa qui è veramente bellissima, infatti l'ho presa per fare anche qualche abbinamento con i vestiti che ho preso, insomma, ed è veramente bellissima, stupenda. Speriamo di riuscire a farvi vedere quel video dove la vado a provare, così per farvi vedere come si indossa, come sta, insomma, come sta addosso. È veramente bella, se non riesco a farvi vedere proprio l'applicazione, vi farò vedere comunque come l'ho messa, come mi sta. Bellissima comunque, non vedo l'ora di provarla e di utilizzarla con i vestiti che ho preso. Ma adesso passiamo alle scarpe, vi faccio vedere due sandaletti, non sono proprio scarpe, sono due sandaletti, una è una ciabattina e l'altra proprio un sandaletto, perché mi trovo molto più comoda rispetto alle scarpe normali, e ne ho prese due paia. Allora, uno è questo qua, eccole qua, adesso le tiro fuori, e sono veramente belle, mi piacciono tantissimo, sono delle ciabattine semplici, si possono utilizzare anche per andare al mare, penso, io però ovviamente le userò per uscire, basta. Vengono su questo sacchettino, non hanno ovviamente la scatola perché sono ciabattine, e sono fatte così, adesso ve le faccio vedere nel dettaglio. Hanno la zeppa, queste le ho prese con la zeppa perché ho un vestito con la coda un po' lunga, quindi volevo una scarpa che comunque mi alzasse un pochino, dato che io i tacchi non è che li uso tantissimo, e la zeppa la riesco a reggere meglio. Allora, questa ha l'infradito però che chiude il pollice, ed è più comodo rispetto all'infradito normale, che non è che lo riesco tanto a mettere, io ce l'ho un paio ma
non le reggo tanto, però con questo più comodo, perché ci sta il pollice qui, la luce, e non mi dà fastidio. Ha due gancetti, di cui uno si può mettere da dietro, si può mettere il tallone dietro e farlo diventare così, tipo a sandalino, ed è comodissimo. Poi magari io andrò a mettere anche un laccio intorno al piede, così da reggere di più, perché questa stoffa qui è, col calore si allarga. Infatti io quando l'avevo provata all'inizio sembravano strette, ma poi si sono allargate e ci camminavo benissimo. E hanno questo fiorellino con il nodino, che sarebbe l'intreccio del cordino che va a incrociarsi. È veramente belle queste ciabatte, mi piacciono tantissimo, stupende, non vedo l'ora di provarle anche queste. Poi metto tutto dietro, perdonatemi, ma così è meglio, sennò mi si accumula tutta la roba. Questo è un altro, questa è un'altra scarpetta che ho preso, sono delle, come vedete, dei sandalini veramente carini, molto semplici, easy, non tanto complicati. Volevo una cosa molto semplice, basica, però nello stesso tempo comunque che siano abbastanza eleganti per poterli mettere con i vestiti che ho preso. Infatti qui hanno una banda con i glitter, i brillantini, sono quelle bande già stampate con i brillantini, però hanno una luce meravigliosa, e hanno tutte queste righe nere, e sotto è grigio, e hanno questo laccio che è tutto elasticizzato. Se ne faccio vedere una, ho preso di quelle, ho preso il 40, di queste il 41, e mi stanno perfette, cioè precise. Questa parte qui è tutta elasticizzata, soprattutto questa parte dietro, soprattutto questa parte dietro elasticizzata, e va, fanno così dopo. Eccomi qua, purtroppo la mia la fotocamera, quando ho fatto il video, non mi ha fatto finire di farvi vedere queste bellissime ciabattine, e ve le faccio vedere un po' meglio in questo pezzettino di video. Sono fatte così praticamente, sono, come ho detto, elasticizzate, hanno questa banda elasticizzata, eccola qui, molto elasticizzata, il numero 41, e la banda è fatta così. Sono comodissime. Ho riscontrato, l'unica cosa che ho riscontrato, che il piede purtroppo è un po', mi va un po' storto, e la parte qui è un po' strettina, ma piano piano questa si dovrebbe allargare usandola. Io le ho già, le avevo già messe, e mi ci sono trovata benissimo. Comunque hanno la parte delle suole con l'intreccio fatto così, e sono veramente bellissime, mi sono piaciute tantissimo. Adesso vi faccio vedere i vestiti. Eccomi qua, allora questo è tutto il malloppo di vestiti che ho preso. Adesso ve ne faccio vedere uno per uno, mi cambio e vi faccio vedere ogni vestito, così potete apprezzarlo un po' meglio. Mi metto in questa posizione qui, sperando che si vede. Quindi iniziamo subito e partiamo dal primo. Eccomi qua, questo è il primo vestito, veramente bello, mi è piaciuto tantissimo. Quando l'ho visto sul sito me ne sono letteralmente innamorata. Allora, è fatto molto molto particolare, dietro è semplice, diciamo, non ha volante, niente, è diviso in due, ha praticamente il corpetto con la gonna che va a unirsi direttamente sotto il seno, e sotto praticamente fatto così come un corpetto normale, e sopra c'è questo volante che è solo davanti, che dà questo questo effetto di eleganza al corpino. Ha le spalline regolabili ed è della marca Shin Vakai, sono quasi tutti di questa marca qui, vi faccio vedere. Shin Vakai, l'ho detto bene, sì, speriamo. Ed è veramente bello. Ho dovuto prendere una 3XL perché la 4XL non c'era, però comunque il vestito mi sta benissimo. Io pensavo che mi stesse male, perché l'ho visto, visto le recensioni, una ragazza che lo indossava, che era un pelo più abbondante di me, e gli stava malissimo. Invece quando l'ho provato io, mi sta veramente bene. Copre la pancia, che è la cosa migliore, e va sopra a, la gonna è sopra il ginocchio,
così, e dietro comunque coperto, un po' fa l'effetto un po' dietro, lungo dietro e un po' corto davanti, perché ovviamente io ho la pancetta che mi tira su un po' il vestito, però in linea di massima è bellissimo, cioè è stupendo, mi piace veramente tantissimo. Allora, il colore è questo rosa cipria, veramente bello, con questi fiorellini qua, non so se riesco a farveli vedere, ve li faccio vedere così, eccoli qua, questi sono i fiorellini, e veramente sembra che ho un albero disegnato, ed è stupendo, cioè molto fresco e leggero, io lo promuovo pieni voti, veramente bellissimo, mi è piaciuto tantissimo. E poi ha anche una scollatura V che io adoro, la scollatura V nei vestiti mi piace veramente tanto, ed è veramente bellissimo, cioè elegante, fresco, si può uscire anche la sera, no, è meraviglioso. Poi il dettaglio del volano sopra il seno, top. Eccomi qua, questo è il secondo vestitino, veramente bellissimo. Questo in verità è una tutina, come vedete c'ha il pantaloncino, e è un po' cortino come pantaloncino, io sotto porto il pantaloncino quello lì per non sfregare le gambe. Vabbè, è color nudo, quindi non è che si vede tanto, però è molto più corto, diciamo, rispetto al pantaloncino che porto sotto. Però è veramente bello. Io quando l'ho visto sul sito, diciamo che non mi convinceva tanto. Però l'ho preso lo stesso, perché comunque il disegno, come era fatto, anche il modello mi piaceva tantissimo. Allora, è un, appunto, è una tutina che ha il pantaloncino che arriva fino alla vita, come quell'altro tipo, e ha il volant qua sopra, che però gira tutto intorno al vestito, come vedete gira intorno anche qua dietro, ha le spalline cadenti con la bretellina regolabile, adoro questo dettaglio di questi vestiti, e comunque il pantaloncino non mi dà quell'effetto panzone, diciamo, anzi è molto morbido qui, molto leggero, sembra quasi che ho una gonna più che un pantaloncino. Il sederino me lo fa così, le ciabattine me le fa così, insomma, è molto carino, leggero anche questo, molto fresco, mi ci trovo veramente bene, cioè è meraviglioso, molto elegante. Questo si può utilizzare anche la sera, la mattina, io ci andrò a lavoro perché ovviamente li ho presi anche per questo. Ci si può mettere anche una cintina qui, magari una cintina di un colore, qualcosa di elegante, ecco, insomma. Ah, questi fiorellini molto eleganti, veramente bello, cioè elegantissima questo vestito. Il colore sembra bianco, ma in realtà è un bianco sporco, non è proprio un bianco bianco, un bianco giallognolo, ecco, però non è brutto come colore, anzi, meglio che non sia bianchissimo, ma un colore un po' più tenue, che può essere pure portabile. Ha qui lo scollo a V, ed è stupendo, cioè meraviglioso. Guardate che spettacolo. Io adoro, adoro troppo. Bellissimo. Il pantaloncino comunque leggero, è veramente una goduria stare con questo vestitino. Bellissimo. Adesso passiamo a... Eccomi qua, questo è un altro vestitino veramente spettacolare, cioè Shein ha dei vestiti che io mi sono solo immaginata nei miei sogni più profondi, diciamo, e mi ha vestito dalla testa ai piedi, perché ovviamente quando purtroppo ho iniziato a ingrassare e sto cercando di dimagrire, ma non è facile, e intanto vestirmi per me è un problema, e con Shein ho risolto il problema. Allora, questo vestitino, adesso un attimo che piego un pochino di più la fotocamera, che voglio far vedere proprio la parte bassa del vestito, è fatto così, così vi vedete meglio. Allora, spero che si vede tutto. Allora, è fatto così, praticamente ha la gonna, il portafoglio, io non vi faccio vedere troppo perché qui sono nuda praticamente, e quindi qui magari ci metterò una piccola spilla d'avaria o un punto, in maniera tale che quando c'è il vento non quando c'è il vento non si apre tutta, perché purtroppo è fatto così il vestito. Non ha una fodera, ha una cintina in dotazione da poter mettere qui sulla vita, infatti ha dei passanti qua, ma io ci andrò a mettere un'altra cinta, oppure lo lascio così. Poi adesso lo alzo un po' così vi faccio vedere la parte sopra.
la parte sopra è fatta così, con un volant, mi avvicino, col volant attaccato proprio alla bretellina e a incrocio. La cosa particolare di questo vestito, che sono rimasta senza parole, non me lo aspettavo, la particolarità è che qui ha un bottone trasparente per poter sia allargare un po' la scollatura, magari qualcuno vuole fare una cosa osé, io invece non la tengo chiusa perché preferisco una scollatura semplice ma carina, insomma, che non sia troppo volgare. Questa qui però è un'idea magari per chi ha il seno molto più abbondante, ed è veramente bello, cioè mi piace tantissimo questo vestito azzurro, base azzurra, con questi fiori così sui toni del salmone, color salmone, bellissima, cioè stupenda. E la parte particolarità, infatti, che è dietro è lunga e davanti è corta, come piace a me la coda, io la chiamo questa, perché quando c'è la parte lunga dietro e corta davanti, per me è una coda, tipo coda di sirena, cioè no, è spettacolo questo vestito, leggero, fresco, anche questo, leggerissimo, la stoffa è buona, non è una di quelle stoffe secche, diciamo dure, ma è morbida, veramente bellissima, solo che è un po' osé perché si vede tutto, qui basta mettere un punto e potete andare dove volete, insomma, è stupendo questo vestito, mi piace tantissimo, è veramente meraviglioso. Dietro è fatto così, semplice, c'ha il corpino normale, sempre si stringe sul seno ed è veramente bello, sotto il seno, ed è veramente bello, cioè mi piace troppo. Allora, questa è una 4XL, anche il vestitino, la tutina era 4XL, mi sono dimenticata. Il primo vestitino era solo quello, era 3XL, poi ho preso anche un altro da 3XL, perché quell'altro bisognava che lo prendevo così, perché sennò sarebbe stato troppo lungo. Adesso vi faccio vedere un altro. Eccomi vestitino. Qua, questo è un altro vestito. È un due pezzi, come vedete, fatto, formato da una gonna con due spacchi. Adesso ve lo abbasso così vi faccio vedere meglio la gonna. Adesso vi faccio vedere tutto, troppo bello. Allora, questa è la gonna, come vedete ha due spacchi qua davanti, molto vertiginosi, veramente vertiginosi, molto molto aperti. Eccoli qua, vi faccio vedere così, perché sennò non li vedete. Io amo questo vestito, è il mio preferito, perché lo desideravo tanto. È lungo fino a per terra, io però adesso l'ho messo a metà per farvi vedere che comunque è un due pezzi, io però lo andrò a tirare su, tipo lo faccio diventare tipo vestito completo, in maniera tale che non va a toccare per terra, perché come vedete tocca proprio per terra, infatti ho preso quelle ciabattine apposta. Ha il corpino, adesso un attimo lo abbasso così lo faccio vedere, ha il corpino fatto così, che si lega dietro con il laccio, spero che si vede, ed è bellissimo, comunque è molto elegante, anche questo molto fresco. La stoffa è molto particolare, la stoffa di questo vestito è un effetto tipo costume, quindi magari se dovesse piovere si asciugherà subito, penso, ed è veramente bello, anche questo molto fresco, anche qui dovrò apportare qualche modifica e chiudere un po' le aperture perché sono troppo osé. Questo qui va bene anche per metterci sotto il costume, quindi penso che sia stato inventato per quello, però io lo voglio mettere anche per uscire, perché comunque non è esagerato, insomma, è molto molto comodo, elegante e fresco. Io basta che metto due punti, anche se c'è il vento, li metto qui, due punti qui, a posto. Allora, il corpino è fatto come vi ho fatto vedere, così a reggiseno proprio, si lega dietro con il laccio, infatti il reggiseno non si vede nemmeno, e un po' qui la scollatura è un po' profonda, ma non me ne importa, tanto c'ho il reggiseno color nudo, quindi l'ho messo apposta. Le spalline sono regolabili, quindi comodo. Ho preso una 4XL perché così ci sto più comoda, infatti la gonna è perfetta. Base blu, il colore base blu, con tutte queste foglie molto molto estive, tutte queste palme, foglie. Mi ricorda tanto anche il vestito che avevo preso parecchio tempo fa, sempre con gli spacchi, ma questo qui è veramente bello. Che poi ci sta bene anche con la collanina che ho preso, quella blu e verde, ci sta perfetta, insomma, non volendo l'ho presa anche per questo vestito, ed è spettacolare. Io non so se volevo farvi vedere che camminando,
camminando così un po' si apre e si fa vedere la gambozza. È troppo bello, cioè veramente io adoro questo vestito, mi è piaciuto veramente tanto, è stupendo, veramente bello, molto fresco, elegante, sensuale, no, bellissimo, adoro. Lo faccio rivedere un po' meglio, tutto così, spero che vediate tutto, ed è spettacolo, veramente bello. Faccio vedere anche il disegno un po', il disegno del vestito, è meraviglioso. Adesso passiamo a un altro vestito. Ecco qua, questo è un altro vestitino, veramente bellissimo. Io questo quando l'ho visto ho detto no, lo devo assolutamente prendere, è spettacolare. Ho preso tutti i vestiti simili un po' tra di loro, ma è una moda che mi piace adesso. Allora, ha uno scollo a V. Ha le maniche fatte così, a campana, però aperte qui, molto calate. Questa è una 4XL, infatti mi sta molto largo. Infatti ho visto anche altre ragazze che lo prendevano, e effettivamente è molto largo, però io ci sto bene, mi trovo meglio con i vestiti più larghi, più comodi, piuttosto che tutti striminziti, che poi magari mi danno pure fastidio. Allora, è stretto qui, ha l'elastico in vita, e il reggiseno praticamente, essendo largo, straborda, quindi fa questo effetto tipo volant, troppo carino. Le maniche sono tipo pipistrello, fatte così, dietro è fatto così, semplice, anche dietro un po' a V, e la gonna è lunga, sempre sopra il ginocchio, molto fresca anche questa, veramente bella, cioè dietro sembra quasi che è lunga dietro e corta davanti, perché ovviamente la mia panciotta lo fa. Però è veramente fresco ed elegante, cioè adoro. Base nera, ha una base nera con tutti questi fiori rosa fucsia, foglie verdi, molto molto estivo. E anche questa è della marca Vacai, quindi alcuni sono di questa marca qui. Questo è il penultimo vestito ed è veramente bello, anche questo molto leggero, la stoffa è molto leggera, è simile a quelli, il tessuto è uguale a quegli altri vestiti, quindi è molto leggero, quindi un filo di vento vola, quindi è bellissimo, molto molto fresco, cioè io ho amato questo vestito, non vedo l'ora di metterlo sempre, me lo metterò quasi sempre perché è spettacolo, troppo troppo bello, cioè meraviglioso, adoro, alla follia, troppo bello. Adesso passiamo, eccomi qua, questo è l'ultimo vestito che vi volevo far vedere. Questo è molto molto elegante, quando l'ho visto, a parte che mi ha colpito, sono sincera, un po' anche il prezzo, perché era scontatissimo, e nello stesso tempo lo stile di questo vestito mi ha fatto innamorare. L'unica pecca di questo vestito è il dietro, che dopo vi faccio vedere, che purtroppo non avrò rimedio per la parte dietro perché non ho un reggiseno apposta, però io comunque ho un reggiseno color carne, in teoria non dovrebbe essere un problema, però il vestito in sé è stupendo. Allora, la stoffa è molto ruvida, ha una stoffa molto ruvida, ve la faccio vedere se riesco, non è liscia come le altre, ha questa stoffa ruvida, non è tanto leggera, è un pelo più pesante come stoffa. Io dopo qui dovrò stringere un pochino di più, che sennò perdo tutto. Allora, è a incrocio, come avete visto. Dietro ha un laccio che va a incrocio, si va a intrecciare sulla schiena, da questa parte qui. Poi fa tutto un incrocio e va a incrociarsi anche sul davanti. Come vedete ho il filo qua che va a intrecciarsi sotto il seno. E poi si lega dietro, come vedete la schiena purtroppo scoperta, completamente scoperta, e si vede appunto un po' il reggiseno. Io non ce l'ho quello color nudo, cioè trasparente, che non si vede, dovrò adattarmi, magari ci metterò una spallina, un coprispalle, qualcosa così per coprire la schiena, oppure lascerò tanto dopo ci avrò i capelli un pochino che coprirà. Però mi piace troppo, ha uno stacco qui, anche qui abbastanza vertiginoso, solo che sotto abbiamo,
posso farvelo vedere tranquillamente, la sottogonna, e anche se un pochino si dovesse aprire, a meno che la sottogonna non si alza perché è corta la sottogonna, non dovrebbe far vedere niente, però anche qui per sicurezza andrò a mettere un punto, un piccolo punto, anche se in verità non dovrebbe essere un problema perché non dovrebbe aprirsi proprio così, però è bellissimo, è lungo fino a sopra le gambe, ve lo faccio vedere, è lungo fino a sopra le gambe, come vedete arriva proprio sopra le gambe ed è spettacolare, è veramente bellissimo, io ho adorato appena l'ho visto, ho detto no, lui è mio per queste, perché adesso con mia sorella usciremo, quindi volevo un vestitino che potevo mettermi per uscire con lei e farci una bella passeggiata anche la mattina, che noi la sera non è che usciamo, però la mattina essere molto elegante mi gustava, insomma, ed è veramente bello, molto fresco, cioè stupendo. Se mai sotto ci metterò un reggiseno bianco, un corpino bianco, così da coprire tutta la parte dove sta il reggiseno, però mi piace troppo, non ho potuto rinunciarci. A base bianca con tutti questi fiori rosa fucsia, non sono rossi, sembrano rossi ma in realtà sono rosa fucsia, e le foglie sono tipo blu e nere, insomma schizzate, tipo acquarello, è bellissimo, cioè è stupendo, adoro tantissimo, mi piace veramente tanto. Poi ovviamente posso trovare anche un'altra soluzione, magari troverò un'altra soluzione per metterlo, perché comunque mi dispiacerebbe non metterlo, è troppo bello. Qui vi faccio vedere come si va a mettere le extension, quelle che ho preso da Shein. Vado a fare un chignon, lo vado a legare, adesso ve l'ho fatto un chignon un po' così a caso, e vado a prendere l'extension. Eccola qui, l'extension è bellissima, ha questa forcina con i dentini, la vado a mettere in mezzo allo chignon e con i due lacci vado a fare un fiocco sullo chignon per tenerlo fermo, e vado a legarlo dietro. È molto facile da mettere, non è difficile, potete fare anche direttamente una coda con solo l'extension, perché va bene lo stesso. Io qui vi ho fatto vedere la versione con lo chignon, i capelli sono veramente belli e mi sono piaciuti veramente tanto. Adesso faccio il fiocchetto e poi prendo l'extension e la toppa la vado a mettere sopra lo chignon e vado a tirare all'indietro i capelli in maniera tale che copre tutto lo chignon, l'extension. Ecco qua, e voilà, le extension sono pronte per essere messe, insomma, l'ho messo così, e veramente sembrano capelli veri, cioè la coda è veramente bella, mi piace tantissimo, sono lunghissimi come vedete fino al sedere e fanno un effetto veramente meraviglioso, va bene per fare tutte le acconciature e sta bene su tutti i vestiti, molto molto belle, non sono pesanti ma sono veramente leggere e comode. L'ultimo vestito che volevo farvi vedere, mi piace veramente tantissimo, spero che il video vi sia piaciuto, che vi abbia dato idea per qualche acquisto da Shein. I vestiti di Shein li adoro perché mi hanno permesso di poter mettere dei vestiti che ho desiderato da tempo, e questo qui è uno dei vestiti che volevo tanto mettere, quelli con la coda, quelli con lo spacco, quegli spacchi che mi piacciono tantissimo, e quindi sono veramente contenta, ve li straconsiglio, andate a dare un'occhiata nel sito di Shein perché hanno questo ed altro e hanno anche degli sconti veramente ad hoc. Se il video vi è piaciuto mi raccomando spolliciatemi tantissimo, fatemi tanti commentini, fatemi sapere qual è l'acquisto che vi è piaciuto di più, mi raccomando iscrivetevi al canale ed attivate la campanellina per non perdere i prossimi video, noi ci vediamo alla prossima, ciao a tutti!